Tante che fa piacere a tutta la città, 6.000 presenze solamente nel mese di agosto, minori arrivi ma più presenze, quindi un turismo di qualità e culturale soprattutto. Il dato che è stato presentato da me e dall'azienda di soggiorno questa mattina è un dato molto significativo, e cioè fino al mese di agosto scorso complessivamente nell'anno abbiamo registrato oltre 39.000 presenze, quindi 6.000 presenze in più rispetto allo stesso mese del 2013. Peraltro con qualche presenza, qualche arrivo in meno, per cui la crisi economica continua a farsi sentire perché la gente viaggia di meno, è diminuito, sono diminuite quelle presenze mordi e fuggi, magari legate ad altri motivi di affare e commerciali, mentre invece aumentano le presenze stanziali. Vuol dire che aumenta il numero delle persone italiane e stranieri che vengono a Cava dei Tirreni non per un giorno ma per soggiornarvi una settimana, e che magari da Cava partono per visitare tutte le zone bellissime qui intorno e che però poi tornano a Cava, spendono i nostri negozi, frequentano i nostri locali. Insomma, Cava sta tornando ad essere la città che attira. Se questi dati continueranno a seguire il trend, noi potremo ampiamente superare le 60.000 presenze annuali a chiusura d'anno, e se pensate che soltanto nel 2009, l'anno di questa amministrazione, il dato era di 25.000 presenze, vuol dire che abbiamo quasi triplicato le presenze turistiche in 4 anni di amministrazione, e credetemi, sono persuaso che questo è solo l'inizio di un grande percorso, perché con l'approvazione del piano urbanistico comunale noi riusciremo a creare ulteriori strutture alberghiere che daranno opportunità di lavoro, tante presenze in più sul nostro territorio che comportano anche una ricchezza diffusa, perché poi chi viene e rimane a Cava poi sicuramente dà agio ai negozi, alle attività commerciali, ludiche eccetera, appunto di lavorare di più. Quindi siamo particolarmente soddisfatti, è il frutto di un grande lavoro. Ringrazio tutti gli operatori turistici di Cava dei Tirreni, che sicuramente stanno dando il meglio di sé contenendo i prezzi, essendo più competitivi sul mercato, e che sono sicuramente i primi protagonisti di questo boom di presenza a Cava dei Tirreni. Ringrazio anche l'azienda di soggiorno che con il commissario Carmine Salzano, con il direttore Mario Galdi, stanno facendo un lavoro eccezionale, insomma un grande lavoro di squadra che premia Cava dei Tirreni. Il commissario dell'azienda di soggiorno e turismo, l'architetto Carmine Salzano e il direttore Mario Galdi. Oggi ecco, i numeri contano, i numeri sì contano, amici a casa, minori arrivi, maggiori presenze, l'abbiamo detto, un trend in crescita. Certamente in crescita, teniamo conto che sono dati parziali, dobbiamo aspettare poi di dare le somme con l'anno nuovo, perché c'è questo incremento di quest'ultima fase dell'anno, che tra l'altro a seguito anche di iniziative poste in campo dalle varie organismi e dal Comune. Io sono molto soddisfatto perché ho trovato un lavoro molto avviato nel momento di insediamento a inizio anno, soprattutto con il lavoro della direzione e del direttore qui presente, ma soprattutto per il grande lavoro dell'amministrazione comunale che ha posto in campo iniziative che noi abbiamo condiviso, molto spesso abbiamo condiviso e proposto delle iniziative, soprattutto in un'ottica diversa, quella di collegarsi con i grandi flussi turistici attraverso tutto quello che era possibile, come la partecipazione a fiere, l'inserimento in programmazione regionale e il sostegno di iniziative di pubblicità come rivisto da altre. Credo che comunque vada allo sviluppo e l'organizzazione del turismo di Campania questo tipo di attività vada portata avanti, anche perché come sappiamo il turismo in Italia e in Campania e a Cava dei Tirreni è come fosse il nostro petrolio, ed è molto più importante questo nostro turismo, così lo abbiamo impostato a Cava, nel senso di valorizzare le bellezze e la cultura, perché non solo si fa un far conoscere le nostre bellezze all'estero e nel resto dell'Italia, ma anche ai nostri cittadini, che è una cosa importante. Direttore Mario Galdi, un percorso che non deve essere lasciato, anzi bisogna perseguire e bisogna essere perseveranti. Cava ritorna accattivante, quindi l'investimento sulla cultura è stato vincente. Noi veniamo da questo discorso dell'Abbazia Benedettina, che sicuramente ci ha posto in una posizione di primo piano, ma tanto abbiamo fatto ancora col Grand Tour, come diceva il mio amministratore, ci siamo imposti nelle politiche regionali.
abbiamo preso una visibilità appunto nel Grand Tour, abbiamo avuto le presenze, una partecipazione diretta a Cave dei Tirreni. Discorsi ancora che stiamo coltivando sono il folklore, il trekking, ma soprattutto, e poi si riassume in una parola sola, cultura. È la cultura che penso che è l'arte vincente di Cava dei Tirreni.